Cosa che spero si senta abbastanza bene, vorremmo che fosse chiaro, è questo discorso. 120 di metronomo. Senti bene, eh? Vabbè, ovviamente, sedicesimi su questo. Chiaro, io adesso, questo è per il blog, per cui noi su YouTube ormai sono anche un po' stanchi di ripetere sempre questa solita cosa. Ormai adesso le persone si sono anche un po' stancate, infatti abbiamo notato che negli ultimi mesi ci sono una marea di persone che hanno iniziato a caricare un sacco di video, un sacco di roba, perché c'è un sacco di gente che poi tra l'altro carica su sto materiale e cerca di fare un po' di business facendo lezioni, attirando, facendo lezioni online o cose di questo tipo. Io, a parte una persona alla quale mi ha chiesto molta, perché ha un problema fisico a casa, non riesce a muoversi, nel senso, noi abbiamo cercato di dissuadere da questo tipo di mentalità, perché nel commercio della rete è abbastanza improponibile pensare di poter imparare a distanza cose di questo tipo, cioè si può imparare solamente tramite comunque un insegnante, no? Che ti possa avere comunque di fronte, per cui è chiaro che, però abbiamo visto che è spuntata una marea di queste cose, per cui ad esempio chi carica materiale di questo tipo per condividerlo in maniera gratuita, anzi è proprio, penso che sia una cosa molto positiva, ma ce n'è sempre meno, vediamo che la cosa è fatta proprio quasi per incentivare l'acquisto poi di materiale a scopo didattico, ma al di là di questo, nel senso, per cui è inutile che continuano a bombardarci sempre con questi discorsi, ma vedo che la cosa è anche sempre meno, tanto comunque il livello è sempre mirato a cose che ci interessano, su quello che sono i nostri contatti. Inteso su questo tipo di diteggiature, il lavoro è proprio sempre meccanico, lo so che si confonde con la ginnastica, ma in realtà diteggiature, adesso noi ci guardiamo lì, no? Perché abbiamo gli arti, li visualizziamo, diteggiatura alternata, scusami, della mano destra alternata, diversa dal, lo senti che a livello fonetico se lo faccio alternato, cambia, nel senso che è molto più incisiva l'alternata, no? Ok, allora, sedicesimi a 120 di metronomo, pulsazioni, 1, 2, 3, 4.
come hai sentito e visto, cioè quello che è importante è mantenere, boh, per un minuto e 10, una certa costanza, nel senso che se noi andiamo a risentire, cerco di essere costante e pulito nell'esecuzione dell'esercizio, perché la distribuzione del pattern deve essere nitida. Questo si intende che all'inizio, ovviamente, per una persona che suona da 20 giorni, un mese, 2 mesi, anche se fossero 6 mesi, una cosa così è impensabile, almeno che questa persona sia o non sia, magari si avvicina al microfono, magari meglio, scusa, perché non ho attaccato un cardioide, non sia magari estremamente dotata. Perché? Perché anche a livello muscolare questa cosa è impensabile. Io mi rendo conto che rischio di essere frainteso, perché questo non è suonare lo strumento. Tante volte io sono vittima di tante, e sono stata vittima di tante espressioni di questa categoria, perché come molto spesso e a volte accade, ad esempio nel disco che sto facendo, nel disco che sto scrivendo, nelle cose che sto producendo, sto cercando di allontanarmi il più possibile da questo tipo di modalità di suonare lo strumento, perché molto spesso chi ha poche cose da dire o da chi è un po' fragile, caratterialmente parlando, ha necessità di esporre molti aspetti tecnici del suonare uno strumento e poche cose da dire, ma proprio in termini melodici, no? È una questione proprio del poche cose che si sentono, per cui del far andare tante le mani. È una cosa che molto spesso accade anche da un punto di vista verbale, questo lo sappiamo molto bene, sia per chi legge sia che si esprime appunto a parole, è una cosa che non è di certo che sorprende. Però da un punto di vista del chi vuole esprimersi da un certo punto di vista pulito, in maniera sapiente col proprio strumento, deve essere consapevole del fatto che da un punto di vista proprio anche tecnico bisogna sapere essere indipendenti, essere capaci, per cui c'è un livello qualitativo sotto il quale non bisogna andare. In questo caso è chiaro che non sto chiedendo di fare delle cose che sono fuori norma, 120 di beat, come può essere 140, 150, portare dei pattern di questo tipo è un minimo, credo che sia sindacabile. In questo senso, credo che sia portarlo con la pennata alternata, ma non vedi che mi fermo e torno indietro. No, no, vado avanti per 1 minuto e 20, che può essere torno indietro, ma anche in questa posizione, vedi che la mano assumeva delle posizioni molto particolari, però era sempre dritta. La qualità del mio phrasing era costante, sia nella tenuta del click che nell'esibizione del suono emesso. Anche se lo vado a risentire, qui mi fermo un attimo, me lo vado a risentire. Va. Allora, me lo sono risentito, ok, ci siamo. Poi mi sono preso una cosa, perché tra l'altro una cosa che secondo me non c'è e non va bene dire, mi viene in mente ogni tanto, dico, ma è possibile che uno spenda migliaia di euro per andare a suonare tipo una roba come Beat It? Ci sono delle scuole che ti dicono, ti faccio suonare Beat It, se vieni da me 3.000 euro all'anno. Cioè, secondo me tu ti fai gli esercizi così, poi ti fai, perché Van Halen era un genio, ma 30 anni fa diceva, guarda, io ti faccio vedere sta roba, no? Però voglio dire, poi finisce.
adesso voglio dire, io saranno 15 anni che non mi suono sta roba, ma è possibile che uno deve pagare 3.000 euro all'anno per andare in una scuola a suonare una cagata così? Studi altre robe, piuttosto c'è un sito stupendo che è quello di Jazz Italia, vai lì e gratis studi ste cose che sono più importanti. Ma può essere che devo fare io pubblicità della gente onesta in questo paese che si chiama Italia? Secondo me, voglio dire, piuttosto andate da Luciano Zadro. Luciano Zadro è una persona competente, onesta, responsabile, che c'ha due coglioni così. Secondo me sì. Gigi Cifarelli, quello è un genio. Cioè, imparate a cos'è la musica da gente così. Se no, compratevi un libro di mattonelle. La meccanica è questa cosa che vi ho appena fatto vedere, elementare. Buon lavoro.